Buongiorno a tutti, oggi una ricetta veloce che forse saprete già fare, ma la condivido ugualmente per qualcuno che non ha trovato una ricetta semplice e veloce ed è dà un buon risultato della maionese fatta in casa. Allora, ci serviranno un uovo fresco fresco, un quarto di succo di un limone, due pizzichi di sale, 3 cucchiai di aceto di mele, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e poi olio di semi di girasole nella quantità che dopo vi dirò e poi un semplice mini pimer. Andiamo al procedimento. Rompiamo l'uovo sperando che non si rompa proprio totalmente il tuorlo. Eccoli, mi è andata bene, va là. Adesso aggiungiamo il succo di limone, i pizzichi di sale, adesso 3 cucchiai di aceto di mele, 1, 2 e 3, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, che dà quel tocco più deciso alla ricetta. Finiamo di aggiungere il sale che ho visto che è rimasto. Ecco, va meglio così. Adesso vedete che qui c'è questo livello che abbiamo creato. Adesso noi dobbiamo aggiungere l'olio di girasole fino a raggiungere i tre volte tanto questa altezza. Quindi lo dovremmo mettere 1, 2, 3, fino a qua. Abbiamo messo l'olio, adesso facciamo col mini pimer senza alzarlo. Lo lasciamo intanto così che lavori piano piano, dopo un po' vi faccio vedere. Adesso che ha creato questa consistenza, facciamo questo movimento qua. Vedete che si sta già formando la maionese. Questa è la consistenza che piace a noi, abbastanza compatta. Se volete un po' la maionese un po' più liquida, aggiungete meno olio di girasole. Ecco qui la nostra maionese fatta in casa, sana e veloce da realizzare. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e supportatemi, commentate in modo che io sappia se la provate e vi è piaciuta anche. Ciao ragazzi, alla prossima!